E siamo al settimo minuto qui a Cardiff, il risultato vede il Galles avanti per 7-0, la meta è stata segnata da Alex Cuthbert al terzo minuto sugli sviluppi di un calcetto di Rhys Priestland che ha tradito sul rimbalzo il debutto di Angelo Esposito. Galles che comunque continua a premere in questo frangente, poco fa una incursione di George North ha creato più di una preoccupazione agli azzurri, Galles che si è installato di fatto a ridosso della linea dei 22 metri con gli azzurri che sono costretti a difendere con le mani e con i piedi in questo frangente. Ricordo il punteggio, Galles 7, Italia 0, linea allo studio. 19:30 i minuti di gioco, Galles che si riporta avanti ma è cambiato il punteggio, l'Italia ha accorciato con un calcio di punizione al 13° di Tommaso Allan. Galles che prova ad attaccare sul lato chiuso, commette molti errori ma è buona la difesa azzurra se non altro sulla prima linea di difesa. Ricordo il punteggio, Galles 7, Italia 3, a te la linea Corsini. E qui siamo al 31° del primo tempo, è cambiato il punteggio, Galles che allunga 10-3 il parziale dopo la meta realizzata da Alex Cuthbert sugli sviluppi di una sfortunata azione che ha visto protagonista il debuttante Angelo Esposito, poi la replica di Tommaso Allan e poco fa Lee Galfpenny ha riportato ancora a più 7 le distanze che separano Galles e Italia. Galles che continua ad attaccare, siamo a ridosso della linea dei 5 metri, la difesa azzurra che cerca di organizzare una Maginot ancora una volta con Priestland, con Jamie Roberts, ma buono il placcaggio degli azzurri, per ora non si passa per vie centrali. Ricordo il punteggio, Galles 10, Italia 3, linea allo studio. Scusami, interrompo da Cardiff, la meta degli azzurri a me è sembrata assolutamente sacrosanta, adesso la conferma arriverà dal Television Match Official, la siglata Sergio Parisse, a te la linea. Ed è il Galles che va in meta con Jamie Roberts, l'arbitro non ha ritenuto di concedere la meta annunciata poco fa con Sergio Parisse, allora è arrivata subito la risposta con una bellissima penetrazione dei Jamie Roberts che permette ai gallesi di allungare il punteggio, quindi è di 15-3 per i padroni di casa, aspettando la trasformazione, praticamente un rigore affidato a Lee Galfpenny, a te la linea. Squadre che tornano negli spogliatoi, il parziale allora vede il Galles avanti per 17-3, rettifico il nome dell'autore dell'ultima meta, è Scott Williams per i gallesi. Arriva la meta azzurra, questa volta sacrosanta, la firma il numero 13 Michele Campagnaro, a te la linea. E allora l'Italia che accorcia il punteggio, siamo al terzo minuto di gioco, il parziale dice Galles 17, Italia 8, bellissima la meta realizzata da Michele Campagnaro sugli sviluppi di un bel pallone recuperato da Leonardo Sarto, un calcetto ad esplorare la profondità, pallone raccolto poi direttamente all'esterno per Campagnaro che si è trovato di fatto un'autostrada verso la meta. Galles che prova ad attaccare ancora una volta, piuttosto impreciso nei passaggi la formazione di Warren Gatland, questo aiuta gli azzurri nel tentativo di recuperare il pallone ma insiste ancora la formazione gallese che prova ancora ad attaccare la prima linea di difesa che risponde comunque bene in casa italiana. Ricordo il punteggio, quindi al Millennium Stadium quando siamo a 4 minuti nel corso della ripresa, 17-8 per il Galles, a te la linea. 25 minuti di gioco nel corso della ripresa, Galles che si è riportato nella metà campo della formazione azzurra con l'Italia che avrà la possibilità di introdurre il pallone in questa mischia. Italia coraggiosa in questi 25 minuti della ripresa perché si è portata davvero più di una volta a ridosso della linea di meta della formazione gallese ed è stata fermata anche da alcune decisioni dell'arbitro irlandese Lacey che a questo punto regala un calcio di punizione da favorevolissima posizione alla formazione gallese, quindi si prepara già l'estremo Lee Galfpenny a calciare questo rigore dalla linea dei 22 sempre nella metà campo della formazione azzurra, azzurri che hanno fatto entrare poco fa anche Tobias Boates che ha
preso il posto di Edoardo Gori in mediana, confermato Allan nel ruolo di mediano d'apertura. Si prepara l'estremo della formazione gallese, Lig Alf Penny, che è stato miglior giocatore del Sei Nazioni in passato, a calciare questo calcio di punizione con il punteggio che dice sempre Galles 17, Italia 8, possibilità di arrivare a quota 20 per la formazione gallese. Azzurri che sono andati in meta con Michele Campagnaro, che ne hanno sfiorata un'altra non concessa dal Television Match Official, ma che tutto sommato in chiave difensiva hanno davvero fatto paura al Galles, che allunga in questo istante, quindi cambia il punteggio qui al Millennium. Galles 20, Italia 8, la linea può tornare a te. Allora stiamo per collegarci con Cardiff per sapere com'è andata a finire la partita del Sei Nazioni fra il Galles e l'Italia, e ci dice tutto il nostro Paolo Pacitti in collegamento. Abbiamo anche Nicoletta Strambelli, veneziana, veneta e dunque amante del rugby. Vai, è andata a finire con la vittoria del Galles, 23-15 il risultato finale, ma il pensiero stupendo, così diamo anche un bel momento per il rugby italiano, è andato a Michele Campagnaro, che pensate aveva due presenze all'attivo, segna due mete e alla terza partita in nazionale, lui che gioca nel Benetton Treviso, si fregia anche del titolo di miglior giocatore della partita, accolto dagli applausi degli oltre 66.000 presenti qui al Millennium Stadium. Campagnaro è veneto, scusa Pacitti, Campagnaro sì, di dov'è? Sì, è veneto? Sì, gioca con il Benetton Treviso, scuola Benetton Treviso, è uno dei prodotti migliori del rugby italiano guardando al futuro, insieme con Morisi. Bene. Che peraltro però è lombardo. C'è solo da dire che peccato, perché l'Italia nel secondo tempo ha mostrato davvero carattere, coraggio, ha giocato su ogni pallone e forse qualche decisione dell'arbitro irlandese Lasey, non per attaccarsi sempre al dettaglio, avrebbe magari potuto permettere anche qualche sorpasso. La voce che sentite è quella di Campagnaro intervistato sul campo per quella che è davvero la partita che non dimenticherà mai più nella vita. Certo. Il risultato lo ricordo, Galles batte Italia 23-15. A te la linea.